Così come, appunto, confermando quanto diceva l'amico prima, ordina al popolo che allontanino dall'accampamento ogni lebbroso, chiunque soffra di gonorrea o è impuro per il contatto con un cadavere. Allontanerete sia i maschi che le femmine. Li allontanerete dall'accampamento perché non contaminino l'accampamento in mezzo al quale io abito. E allontanarli, sapete cosa voleva dire, no? Condannarli a morire da soli nel deserto. Questi erano ordini suoi, precisi. Prego. Sì, no, visto che loro neofilismi sono quelle abbastanza forti, no? Devo dire, ma come mai il cattolicesimo è stata un'appropriazione indebita? Cioè, parlare di Gesù Cristo che è l'esempio del dare gli ultimi. Aiutare il prossimo, questo qua c'è cioè, proprio un carnefice straordinario. Quindi, qual è il nesso? Qual è il parallelismo che si può fare Non tra c'è, non esatto? c'è, Quindi, non e quindi è stata un'appropriazione indebita. Allora, diciamo così: che se vogliamo dire, visto che Cristo si riferiva ad un padre suo, e lui diceva: il padre mio mai nessuno l'ha visto. Siccome Yahweh l'ha visto un sacco di gente. O Gesù Cristo non si ricordava, o si riferiva a un altro El. E allora, siccome tra i vari El c'erano inevitabilmente le differenze, come dire, caratteriali, individuali, possiamo dire, possiamo pensare, ipotizzare che Cristo si riferisse a un El diverso, non certo a questo qui. Perché questo qui con l'amore non aveva assolutamente nulla a che vedere. Per esempio, nei 10 comandamenti. C'è, sappiamo, c'è onora al padre e alla madre, che è onora, non ama, eh? Onora è una cosa diversa, sapete che si possono onorare anche i nemici. E nelle estensioni delle interpretazioni di quella letteratura extra-ebraica, di cui dicevo, extra-biblica, letteratura ebraica extra-biblica, di cui dicevo prima, si dice che quel comandamento, onora al padre e alla madre, significava una cosa precisa, che ognuno doveva preoccuparsi dei suoi anziani perché non dovevano pesare sulla comunità. E si dice che tu ti devi occupare dei tuoi anziani anche a costo di indebitarti. Nel senso che i tuoi anziani sono cavoli tuoi. Prego. Per quanto riguarda il Vangelo, mi faccio un attimo su questo. Se non sbaglio, in uno dei miracoli che... Ma poi non parlo No, del no, Nuovo no, Testamento. no, mi riferisco all'Antico, riferendomi al Ah, Vangelo. ok. I farisei dicono, lo accusano Gesù di fare miracoli nel nome di Baal-Zebub, giusto? Che sarebbe una delle tante divinità presenti nell'Antico Testamento. Volevo chiederle, quindi i farisei erano a conoscenza all'epoca del fatto che c'erano effettivamente altre divinità in grado di fare dei miracoli? Giusto, quindi potrebbe essere una prova a favore del fatto che ai tempi di Gesù Paolo si di sapeva. Tarso, in una lettera che cito nell'ultimo libro, scrive appositamente e dice: noi sappiamo che lui, che era di estrazione farisaica, sappiamo che ci sono tanti zeoi, ma noi seguiamo lui, punto. È citato lì nel libro. E cioè lui lo dice chiaramente: sappiamo che esistono tanti zeoi, ma noi ne abbiamo uno solo, noi seguiamo lui, tra i Era tanti. interpretabile. Quindi in quel periodo diciamo si conosceva, era possibile che una quantità di persone sapeva del fatto che c'era una quantità di dei, anche nel mondo Ma ebraico. l'ho detto prima, si rivolgevano addirittura a questi altri. Lo facevano regolarmente. Tant'è che lui li puniva severamente. Prima fuori qualcuno mi ha fatto una domanda. Sì? Sì, volevamo sapere sostanzialmente, per descrivere brevemente, se possibile, l'argomento riguardante appunto la genetica, nel senso come ci hanno fatti. Allora, c'è una cosa che sta succedendo che per me è importantissima, importantissima, che si sta muovendo un qualcosa all'interno del mondo della genetica, quello ufficiale. Nel senso che da tempo mi scrive un biologo molecolare, e nell'ultimo libro lì ho trascritto gli stralci di un lavoro, e lui sta scrivendo un libro che uscirà probabilmente in primavera, che si intitola Adam. Questo è un ricercatore associato del King's College London, e
e proprio in questi giorni mi scriveva che sta definendo degli accordi con un'importante istituzione pubblica italiana, quindi per lavorare anche per loro, dove in sostanza lui dice: se fossero vere le ipotesi che adesso poi racconto sintetizzando, la genetica troverebbe risposte a tutta una serie di domande che fino ad ora rimangono assolutamente inevase. E mi sta scrivendo e dice che ci sono molti genetisti che gli stanno dando del materiale. Lui si giocherà un po' la faccia su questa roba qui, invece questi altri gli stanno dando il materiale dicendo vai fatti tu, perché sappiamo bene come funzionano le cose in certi ambienti. Mi ha scritto ultimamente dicendo che forse nel libro riuscirà a citare i nomi di altri due o tre genetisti che stanno collaborando con lui, perché lui ha preparato una tabella che pubblicherà, nella quale sono elencati i passaggi che questi signori dovrebbero aver fatto per fare noi, cioè per fare il Sapiens, che è quello che si ricava dai racconti biblici, ma non solo, perché questi racconti qui appartengono alle culture di tutti i continenti. Cioè i popoli di tutti i continenti ci raccontano tutti la stessa storia di figli delle stelle che sono arrivati qui e hanno fatto l'uomo, fabbricato, non creato, fabbricato l'uomo. La Bibbia si dice che gli Elohim, i famosi ingegneri genetici, ci dice che gli Elohim a un certo punto dicono: facciamo l'uomo a nostra somiglianza, e poi le traduzioni dicono a nostra immagine. In realtà nella Bibbia non c'è scritto a nostra immagine, c'è scritto con quel quid di materiale che contiene la nostra immagine e che si chiama in ebraico Tselem. Quindi non a immagine, ma con quel qualcosa di materiale che contiene l'immagine. E che, dicono i dizionari curati dagli israeliti, Tselem, siccome deriva dal verbo tzalam, significa tagliato fuori. Cioè noi saremmo stati fatti con quel qualcosa che contiene la loro immagine e che è stato tagliato fuori. Questo tra l'altro non è un racconto originario e originale degli autori biblici, ma è la sintesi di racconti molto più particolareggiati della mitologia, ma in realtà probabilmente mitologia non è, sumero-accadica, dove si dice che gli Anun Anunnaki, cioè il corrispettivo sumero-accadico degli Elohim, per fare noi prendevano il sangue degli Anunna maschi giovani, lo purificavano e con ciò che ricavavano dal sangue purificato lo univano in sostanza agli ominidi. E l'ibrido sarebbe il Sapiens, che non a caso là si chiama Adamu e nella Bibbia si chiama Adam. Là viene anche definito Lulu, che significa miscelato. Il Lulu è il miscelato. Quindi noi saremmo stati fatti a loro somiglianza perché abbiamo dentro dei pezzettini loro. Questo biologo molecolare con questi genetisti pubblicherà appunto la serie di interventi e mi ha scritto che discuterà anche i tre elementi che in questo momento impediscono ancora a noi di fare esattamente la stessa cosa. Perché non abbiamo ancora una certa parte di capacità, come dire, tecnica per fare esattamente la stessa cosa. Ma se fossero vere queste cose qui, allora lui dice spiegheremmo per esempio il passaggio dai 48 ai 46 cromosomi tra le scimmie e l'uomo, cosa che in natura non può avvenire senza la scomparsa della specie. Lui dice spiegheremmo come mai tra il 5000 e il 3000 avanti Cristo circa i genetisti hanno identificato tutta una serie di mutazioni con una intensità che non si è verificata nelle decine di migliaia di anni precedenti. Spiegheremmo come mai nei nostri cromosomi ci sono delle zone che loro chiamano zone HAR, cioè Human Accelerated Regions, che sono delle piccole zone dove
il tasso di mutazione è elevatissimo e ci sono solo nel Sapiens, cioè nessun altro primate ha queste zone AR, quindi le abbiamo soltanto noi e non si sa da dove arrivano. Quindi lui dice, se fossero vere queste cose qui, tutta una serie di domande troverebbero risposta. E quindi cominciano a dire, facciamo finta, vediamo, perché le cose potrebbero teoricamente anche essere andate così. Tenendo presente che Adamo e Eva, cioè l'Adamo e l'Eva biblici, non sono i progenitori dell'umanità, ma sono i capostipiti di un gruppo speciale. Perché quando loro fanno l'Adamo, dice la Bibbia, quindi lo fanno, e poi dice la Bibbia, prese l'Adamo, l'Adam, e lo pose in Gan Eden. Gan Eden è quello che noi conosciamo come paradiso terrestre. Quindi non l'hanno fatto nel paradiso terrestre, l'hanno fatto da un'altra parte, poi lo prendono e lo mettono lì. Paradiso terrestre, tra l'altro, è un'altra elaborazione teologica, perché Gan Eden significa luogo recintato e protetto posto in Eden. A Firenze, 2 settimane fa, ho visto da parte di uno studioso che sta studiando tutta una serie di scavi archeologici in Armenia, quindi tra l'Armenia, l'Azerbaigian, eccetera, sarebbe proprio il posto dove si colloca l'Eden, e ci sono delle cose che costringeranno a riscrivere la storia dell'umanità. Su questo non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi. E anche se non hanno voglia di farlo, non dovranno fare. Allora, prendono l'Adam e lo mettono in Gan Eden. L'Adam maschio, solo il maschio, non maschio e femmina. E questo Gan era il posto dove loro avevano, come dire, messo su questo laboratorio sperimentale, dove si dice appunto coltivavano ogni specie di vegetale, pianta che produce seme, alberi da frutto, eccetera, e animali. E l'Adam, cioè il maschio, doveva lavorare lì dentro per loro. Dopo tempo, dopo molto tempo, dice la Bibbia, dice appunto gli diede animali, piante, eccetera, a un certo punto gli Elohim si accorgono che la compagnia degli animali per l'Adam non era sufficiente. Cioè, questo maschietto da solo con gli animali, allora decidono di fargli la festa, questo maschietto, gruppo di maschi per la verità, decidono di fare, perché l'Adam è scritto con l'articolo, quindi non è Adamo uno, ma è il gruppo degli Adam, maschi, che dovevano lavorare per loro. Decidono di fargli la femmina. E per fare la femmina, dice la Bibbia, che inducono un sonno profondissimo nell'Adam, prelevano un qualcosa da una parte laterale ricurva, quella che viene tradotta con costola, chiudono la carne là dove hanno fatto il prelievo, e con ciò che hanno preso fabbricano la femmina. I due probabilmente non erano fertili, forse per il modo in cui era stata prodotta la femmina. Tant'è che quando devono fare il primo figlio, dice Eva, che fece il primo figlio grazie all'aiuto degli Elohim. Perché probabilmente senza un intervento degli Elohim non sarebbero stati fertili. E questo discorso della fertilità nasconde quello che è il discorso del peccato originale. Cioè, per il capo del Gan Eden, questi dovevano rimanere sterili. Invece un altro, e lì c'è la lotta tra quelli che i racconti sumero-accadici definiscono Enlil e Enki, la lotta tra i due fratelli, per cui uno dei due fratelli, che era quello che aveva fatto l'Adam, era quello che voleva dargli sempre più autonomia, e quindi li rende fertili. Eva dice, grazie all'aiuto dell'Elohim, lei ha fatto il primo figlio.